troppi settori strategici del nostro paese sono a rischio: il metalmeccanico, il settore dell'elettrodomestico, il settore dell'automotive, il settore della siderurgia, colpiti dalla transizione energetica e senza nessuna risposta. E finché queste risposte non arriveranno, continueranno i presidi davanti alle principali aziende di metalmeccanica della Lombardia, per ribadire ancora una volta la richiesta al governo di aprire la piattaforma di CGIL CISL UIL che affronti il tema dei salari, di una transizione sostenibile, le crisi aziendali e il rilancio dell'industria. All'Electrolux di Solaro e alla Novelis di Bresso, oggi molti operai non sono entrati in fabbrica per far sentire le loro ragioni. Avete paura di perdere il lavoro? Sì, la paura c'è, la paura c'è sempre, perché abbiamo un calo di lavoro veramente esagerato ultimamente e perciò un po' di timore c'è sempre. La paura di perdere il lavoro c'è, perché con i tempi che corrono, le aziende, la guerra che c'è, tutto in corso, la paura c'è, però dobbiamo tenere duro e cercare di andare avanti con le forze, con gli scioperi e quello che ci sarà. Si prospetta all'orizzonte una vendita di un colosso come questo. Noi di crisi ne abbiamo già attraversate tante e nonostante questo abbiamo i settori interi che sono in crisi perché non vendiamo. Siamo la colonna portante dei lavoratori di questo paese e siamo quelli non considerati. Il lavoro è un diritto del lavoratore e nessuno ha il diritto di togliercelo. Oggi siamo qua anche per chiedere al governo delle politiche sociali per i giovani. Noi abbiamo fatto a Solaro a gennaio un accordo importante per tenere lo stabilimento in Italia, abbiamo concordato con l'azienda un investimento importante, 110 milioni di euro. L'azienda si è preso l'impegno di assumere 100 lavoratori giovani, purtroppo non può essere fatto perché non abbiamo produzione e non c'è nulla che il governo sta facendo per darci una mano. Bisognerebbe rivedere assolutamente un abbattimento delle tasse, fare in modo che siano inferiori, soprattutto i lavoratori, ma penso anche per le aziende, per poterli incentivare ad assumere e ad assicurarci a tutti noi un domani senza dover arrivare a trovare un giorno le Eclair chiuse. I posti di lavoro a rischio nei prossimi anni potrebbero diventare tantissimi se non si interviene con le politiche industriali, a fronte anche della transizione energetica che colpisce il settore dell'automotive, il settore dell'elettrodomestico, il settore anche dell'edilizia e di conseguenza tutti i settori. Per cui o ci sono politiche veramente serie che intervengono su questo o se no nei prossimi anni saranno anni tremendi. Aziende come questa sono importantissime per il territorio lombardo, milanese ma italiano e ci devono investire. Questa per la prima volta dopo tanto tempo nell'area milanese è uno sciopero a favore delle politiche industriali. Noi vogliamo spingere i governi, tutte le istituzioni a iniziare a mettere le mani su quelle che sono le politiche di ricrescita del nostro paese. I metalmeccanici sono e rimarranno sempre una colonna fondamentale dell'industria del manufatturiero italiano che portano avanti il PIL del nostro paese. 30 anni fa ero qua a fare lo sciopero e i giovani se ne sono andati a casa e io sono qua ancora a fare lo sciopero.